Dottor Antonellis, secondo, ecco, parlano di Conte anche, ho visto parecchi messaggi, questo per esempio di Pierluigi dice, caro Antonellis, secondo me a Conte non conviene fare un'opposizione insieme al PD, visto che il PD non è più percepito come il partito degli ultimi, ma oggi è il partito dei benestanti. Sì, insomma, anche su questo ci sarebbe da dire. Poi Conte in 5 anni ha cambiato quante posizioni politiche? Cioè, dopo aver fatto il moderato al governo ed aver fatto il democristiano al governo, si è messo a fare il barricadero in campagna elettorale, facendo credere chissà quale, no, è rivoluzionario fosse, insomma, quale proposte innovative. Insomma, ha detto tutto quello che in realtà non ha fatto da primo ministro. Ma sa, questi sono i misteri della politica italiana, insomma, no? Però a lui non conviene adesso andare con il PD, non conviene assolutamente, anzi conviene tentare di superarlo, ci sta già riuscendo nei sondaggi, il suo obiettivo vero è di superare il PD, non nei sondaggi ma alle elezioni, quelle che ci saranno nel 24, le europee, e a quel punto se gli riesce il sorpasso a livello elettorale, lui riproverà a fare in vista delle politiche successive il centro-sinistra, un campo largo, lo chiameranno in un altro modo, ma tanto sarà sempre quello, però con i 5 Stelle a capo anziché il PD, quindi questo è il suo vero obiettivo, no? Ripresentarsi alle prossime politiche e ripresentarsi come candidato premier, e poi il vero sogno di Conte è tornare a Palazzo Chigi per la terza volta. E Egidio dice, dottor Antonellis, le manganellate ai portuali a Trieste, anche quelle non le sembravano eccessive? Anche quelle in quel caso furono assolutamente eccessive, l'ho visti pure al suo tempo, anche quelle erano state eccessive, ci vuole morigeratezza, ci vuole attenzione, insomma, anche perché parliamo poi di gente comune che protesta perché ha dei problemi, non parliamo di pericolosi rivoluzionari, insomma, non ho mai pensato che fossero gente pericolosa nei portuali, né men che meno gli studenti. Quindi ci vuole sempre un minimo di cautela, perché poi magari, come è successo, quelli che veramente distruggono mezza città poi dopo non vengono manganellati. Allora torniamo a Conte, che è sugli scudi, è una figura adesso molto interessante. Uno, perché sembra che nei numeri almeno oggi il Movimento 5 Stelle abbia appaiato e forse addirittura superato il Partito Democratico. Due, perché, almeno leggendo quello che scrivono gli ascoltatori, sintetizzo con due messaggi. Uno dice, mi meraviglio che ci sia ancora chi dà fiducia ad un uomo come Conte. La sua gestione della pandemia è da bocciare, scrive un ascoltatore. Un altro dice, dottor Antonellis, Giuseppe Conte è un mago. È riuscito a far scomparire il fatto che lui ha disastrosamente guidato il paese e soprattutto il fatto che abbia sostenuto Draghi. Conte è il nuovo mago Zurlì. Sentiamo Marco Antonellis. Infatti, dal suo punto di vista è stato bravissimo. Sai, qua c'è una persona che quando stava al governo aumentava le spese militari. Perché finché c'era Trump, Conte aumentava le spese militari, e sono fatti. Dopodiché adesso c'è Biden, lui non sta più al governo e si scaglia contro le spese militari. È uno che quando stava al governo governava a colpi di DPCM e se li metteva alle 20 della sera per farsi vedere poi nel telegiornale ad annunciare i provvedimenti, scavalcando totalmente il Parlamento, e poi però in campagna elettorale ti viene a dire che il Parlamento deve avere centralità, eccetera, eccetera. È un genio assoluto, che altro dire?